Ecco, buonasera a tutti. Non mi vedevo prima, non so se è arrivato doppio video. Buonasera, allora se c'è qualcuno che mi dà un feedback, se si vede e si sente, perché ho avuto un problemino prima. Ah, ecco, vediamo. Carla! Chissà perché qui non li vedo. Ecco, adesso vi vedo. E vabbè, scusate, problemi secondo me a caldo pure il computer. Buonasera a tutti, spero che state in vacanza, spero che chi sta con me stasera gli faccia un po' di compagnia, ci divertiamo un pochino, spero che gli altri stiano ballando sotto le stelle e quindi lo vedranno in un secondo momento. Io sto a Roma, mi sta morendo di caldo, però sono sempre contenta, contenta, contentissima di stare con voi, perché io faccio compagnia a voi, ma poi voi fate compagnia a me. Allora, spero che stiate tutti bene in questa estate calda, almeno al centro e al sud, non so se come state da altre parti. Allora, vediamo se qualcuno mi dice se intanto adesso si vede e si sente. Datemi un feedback così, pure anche perché oggi facciamo ben due visualizzazioni e se ci riusciamo sempre. E poi dopo io mi prendo un po' di pausa e ci rivediamo il 13 settembre. E continueremo sicuramente l'anno prossimo a parlare di visualizzazioni, di ipnosi, del potere della mente, che è un po' l'argomento che mi affascina di più. È quello che sono sicura che le nuove scoperte delle neuroscienze, come le nuove scoperte della fisica quantistica, vanno tutte convogliandosi nella scoperta di nuove dimensioni. Io sono quasi certa che noi andremo a riprendere le antiche tecniche di cui parlavamo l'altra volta, no? Di come l'immaginazione e la visualizzazione possono essere gua di guarigione, curative per noi, per gli altri e per tutto il mondo, proprio perché c'è un'energia che noi emaniamo quando immaginiamo, no? È come se vedessimo col terzo occhio, vedessimo con una visione interna. E quindi io sono proprio convinta, ma assumo la responsabilità, però sono convinta che queste saranno le nuove frontiere, che noi comunicheremo sicuramente attraverso la telepatia, che potremo mandarci immagini, potremo mandarci sensazioni, conforto, compagnia, anche senza stare vicini, no? È un po' il Covid ci ha insegnato questo, ma a livello spirituale è così, perché poi sappiamo dalle scritture, dai medium e dalle scuole esoteriche che nell'aldilà c'è tutto questo, c'è la telepatia, c'è che quando penso ad un luogo arrivo, che quando penso a una persona arrivo, anche se non sta nel mio stesso piano vibratorio. E sappiamo che con l'aumento dell'energia vibrazionale della Terra ci stiamo avvicinando al piano astrale delle dimensioni dove si trovano i nostri cari e quindi ci dobbiamo allenare per sentire sempre di più e prepararci sempre di più a questi doni, esercitarci, perché veramente oltre a migliorare di tantissimo la nostra vita, la meditazione, le visualizzazioni, l'utilizzo cosciente dell'immaginazione e l'utilizzo di alcune nostre parti del cervello che ancora non conosciamo e non utilizziamo, servono poi ad aiutare a sostenere tutto il mondo che, come potete ben vedere, sta nel pieno caos, no? Perché ogni volta che l'onda si alza per fare un passo più lungo,
si alza con essa non solo tutta la luce, ma tutto quello che ne consegue. Ah, buonasera, buonasera, adesso vi vedo tutti. Buonasera Stefania Cacioppo, benvenuta. Sono contenta che è la prima volta che mi vede, benvenuta e poi ci rivedremo a settembre. Ciao Rosa, ciao Patrizia, ciao Maria, ciao a tutti, vi saluto a tutti. E quindi anche l'anno prossimo, da settembre, sicuramente ci concentreremo su questo, sull'allenare la nostra mente, il nostro potere dell'immaginazione, non solo per sentire e per nel nostro cuore, nel vedere dimensioni più sottili, ma anche nel portarle più nel quotidiano per aiutare le persone, per aiutare il mondo a fare questa svolta che deve fare, partendo ognuno di noi dal nostro piccolo, perché ovviamente non possiamo dare, no? Si diceva, se la brocca è vuota non può servire l'acqua, non può versare l'acqua. Quindi sicuramente prima dobbiamo lavorare su di noi e migliorare le nostre vite, e questo chi mi segue lo sa che parlo del lavoro su di sé come un mantra, ci credo tantissimo, mi ha salvato la vita e l'ho sempre fatto attraverso meditazioni, visualizzazioni, ascolto del corpo e delle emozioni. Considerate sempre, sempre che la coscienza non è il cervello, la coscienza è imperitura, è eterna ed è la coscienza che utilizza la mente e il cervello. Come strumento per creare e manifestare qui sulla terra. Quindi quando io parlo di andare a utilizzare altre parti del cervello, parlo anche di ampliare la nostra coscienza, il nostro punto di vista, il nostro amore e la nostra compassione. Vabbè, basta, se no non riusciamo a fare niente, lo sapete che poi inizio a parlare e non finisco più. E vediamo. Ciao, ciao Samantha, ciao, ciao. Grazie, grazie, pure i vostri risplendono. Mi rivolgo a Stefania. Allora, quello che vi volevo far fare stasera è la differenza di quello che avevamo parlato l'altra volta, della visualizzazione passiva e della visualizzazione attiva. Quindi, per quanto riguarda quella passiva, faremo una visualizzazione test. Io vi racconterò come se fosse una favola, delle immagini, voi ci metterete del vostro e poi vi dirò il significato. Per quanto riguarda la visualizzazione attiva, in realtà per la visualizzazione attiva dovrebbe essere individuale. Io per ora l'ho scritta giù per voi, ne ho scritta una generale. Ma nella visualizzazione attiva la cosa principale, poi vi ripeto, riprenderemo da settembre questo argomento nei minimi particolari, perché l'inconscio e tutto il suo linguaggio, che sono le immagini, sono ormai la mia passione e quindi ve la condivido e proprio vi voglio condividere gli strumenti perché vi migliorano proprio tantissimo la qualità della vita. Nella visualizzazione attiva io devo avere un obiettivo chiaro, una volontà integra allineata con l'intenzione, che significa che è una volontà nell'intenzione, ma non un attaccamento a ciò che a tutti i costi deve avvenire affinché io sia felice, no? Io dopo ogni visualizzazione dico sempre, ve l'ho anche scritta in quella che faremo oggi, che tutto sia nel divin volere, così com'è è ancora meglio, nel senso che noi mandiamo un messaggio, ma poi sicuramente l'universo sa prenderlo e svilupparlo in maniera più egregia e creativa di quanto possiamo fare noi, o comunque in comunione con noi. E quindi, bando alle ciance, munitevi di rilassamento, nel senso che se non c'è un minimo di rilassamento, le immagini sono falsate. Quindi mettetevi in un luogo tranquillo dove potete non essere disturbati. La prima dura pochissimo, così riesco magari a fare anche la seconda. Spero che sentiate un po' la musica. Potete rimanere seduti o sdraiati, come volete voi. Per la seconda forse è meglio seduti. Questa va bene anche sdraiati, proprio perché poi è quella passiva. Allora,
Vediamo se ci sanno. Ciao Cinzia, ciao a tutti. La sventolata e andiamo. Allora, se ci siete, iniziamo appunto a fare un rilassamento. E quindi facciamo i nostri soliti 5 respiri profondi, inspirando con il naso ed espirando piano piano con la bocca, come se fosse un palloncino che si sgonfia, quindi un filo d'aria che si sgonfia. E immaginate che ogni inspiro che fate in questo modo, la vostra mente si rilassa sempre di più. E lascia fuori, lontano, tutti i problemi, le fatiche fisiche, mentali, le preoccupazioni, il caldo. Cercate proprio ad ogni respiro di allontanarvi da tutto ciò che è esterno per iniziare il viaggio della coscienza dentro di voi. E cercate di prendervi questi pochi minuti per concentrarvi solo dentro di voi. E immaginate di dare un comando dal vostro cervello, che è la nostra centralina, che tutti i muscoli del vostro corpo si rilassino immediatamente. Ogni tensione viene sciolta, ogni muscolo si rilassa, ogni contrazione lascia lo spazio a una profonda distensione. E ora che la vostra mente è un pochino più calma, continuate con il vostro ritmo a inspirare ed espirare in modo però sempre lento, profondo. E mentre io vi suggerirò delle immagini, voi lasciatevi sorprendere, affidatevi alla prima immagine che vi viene in mente, non la giudicate, non la bloccate, non ne abbiate paura. E ora visualizzate voi stessi al centro di un bosco. Cercate di entrare nell'atmosfera di questo bosco, nel gioco di luce e ombra degli alberi, nel profumo della vegetazione del sottobosco, nel fresco del sottobosco. Nel suono degli animali tipici del bosco. E così immersi in queste sensazioni sinestetiche di colori, di profumi e di suoni del bosco, ora iniziate a avere la sensazione che accanto a voi ci sia qualcuno. Giratevi e guardate chi c'è, guardate negli occhi questa persona. Memorizzate bene chi è. Guardatelo intensamente e rimanete ancorati e memorizzate l'emozione e la sensazione che avete nel guardare negli occhi questa persona. Dopodiché ringraziatelo della sua presenza ed entrate ancora più profondamente nel bosco. E mentre camminate nel bosco, ad un certo punto vedete un animale a circa 4
qualche metro da voi. Osservate il primo animale che vi viene in mente, primo animale che vedete, e guardatelo negli occhi e ascoltate la vostra emozione rispetto a questo animale. Guardate com'è il pelo, la grandezza, guardatelo negli occhi. E poi ringraziate l'animale e continuate per il vostro viaggio nel bosco. E camminando con lo scroscio delle foglie cadute sotto i vostri piedi, assaporando il fresco degli alberi, il fruscio del vento che muove le fronde degli alberi, vi ritrovate a un certo punto davanti ad una casa. Osservate bene com'è questa casa, di che materiale è fatto, se è grande, se è piccola. È la casa dei vostri sogni. Osservate se è libera, se c'è una recinzione. E poi decidete di entrare. E appena entrate nella casa, vi ritrovate subito nella sala da pranzo, con un grande tavolo, e osservate se c'è qualcosa sul tavolo o nella stanza, senza giudicare. E sempre ascoltate le vostre sensazioni in questa casa. E ora passate dalla porta sul retro della casa e vi ritroverete in un giardino, in un piccolo giardino. Sul prato di questo giardino troverete un recipiente. Osservate bene di che materiale è fatto questo recipiente. Se è grande, se è piccolo. A cosa serve? Cosa ci fate? E poi decidete se portarlo con voi o lasciarlo là e uscite da questo giardino e incontrate l'acqua. Può essere una cascata, un ruscello, un mare, un lago, quella è la prima immagine che vedete. Immaginate ora un modo per attraversare questo corso d'acqua, per continuare il vostro viaggio. Arrivati al di là del corso d'acqua, piano piano tornate nel qui e ora e aprite gli occhi. Allora, aspettate che mi sono spariti i messaggi. Ecco, qua me lo fa più vedere.
Niente, se qualcuno mi ha mandato un messaggio lo rimandi per favore. E oggi, stasera va così. Allora, datemi solo un feedback se ci siete tutti e così diciamo un po' il significato. Ovviamente non posso dare un'interpretazione troppo dettagliata e individuale perché ci saranno anche le persone che la vedranno in differita e ovviamente non possiamo fare un lavoro individuale in questa sede, però queste... Ah, eccoli, un po' sono ricomparsi, vediamo. Ah no, aspettate, eh. Ecco, vi ho ritrovato. Eccolo. Ciao Arianna! Ciao Annalisa! Perché questi gioielli li fa Annalisa. E allora, questo è un esempio di visualizzazione attiva e passiva, nel senso che io vi ho dato lo spunto delle immagini, voi non vi siete sforzati per crearli, ma la prima immagine che vi veniva in mente serve appunto, abbiamo detto l'altra volta, che serve a svelare delle particolarità. Questo è un semplice test. Generale, insomma, no? Però serve anche quando si fa in maniera più approfondita a svelare delle particolarità o delle cose. Io, per esempio, quando l'ho fatto sono uscite cose che non pensavo e quindi ad osservare e a svelare delle parti di noi che non conosciamo. Allora, pure tu, Anto, c'hai difficoltà a leggere i commenti questa sera? Vabbè, io me l'ho recuperati. Allora, aspettate che vi leggo, eh? Aspetta, ti toglio gli occhiali, metti gli occhiali, gambe di nonna. Allora, stupenda mediazione, mi sono sentita, Deborah Baschi, mi sono sentita immersa in questa natura rigogliosa, viva, folletti e fiori dai colori più sgargianti mi hanno fatto sentire partecipe di questo meraviglioso universo e in questo viaggio dell'anima. Bellissimo, e tutto questo il tuo sistema nervoso lo ha vissuto come se veramente fossi stata nel bosco e questo alzamento di vibrazioni e questa pace è dovuto appunto ai neuroni a specchio che ci fanno vivere come se fosse un'esperienza vissuta quello che noi immaginiamo, ma in uno stato alterato di coscienza, cioè in modo più rilassato, in modo che tutti i sensi si accendono, perché non è solo una visione, ci sono anche nell'ipnosi ci sono sensazioni tattili, ci sono sensazioni olfattive, uditive, veramente forti che non ti dimentichi più. Allora andiamo. Ciao Katia, ciao a tutti! Andiamo a dire in generale il significato, no? Allora, la persona che avete visto è la persona che per voi nel vostro inconscio è la persona più importante, in cui in questo momento vi sentite più legati, o comunque con cui avete da risolvere o a che fare qualcosa. Non è detto che sia solo di positivo, diciamo, di amore, eh? Amore, chi ha pianto tanto? Morena, adesso arrivo, poi mi spieghi perché e su quale punto. Vedi se quello che ti dico ti può aiutare. Comunque il piangere fa sempre bene, io sono la classica piagnona romana, perché è un lasciare andare, un rilasciare. Quindi la sensazione che vi ha dato nel guardare degli occhi questa persona, appuntatevela e sappiate che è una sensazione positiva. E poi che altro abbiamo avuto? L'animale. L'animale è come noi consideriamo i nostri problemi nella nostra vita. Se è un animale grande, aggressivo, sono problemi paurosi. Se è un animale piccolo, sono problemi piccoli, ma soprattutto è importante la sensazione che noi abbiamo avuto riguardo questo animale. Se abbiamo avuto paura, vuol dire che quando arrivano i problemi nella nostra vita, la prima reazione è terrore.
Se abbiamo avuto aggressività nell'affrontarlo, significa che quando arrivano i problemi partiamo e li affrontiamo. Se abbiamo avuto tenerezza e accoglienza, è possibile che sappiamo come gestire gli inconvenienti e i problemi della nostra vita. Tutto questo non c'è alcun giudizio, lasciatevi stupire, sono tutte cose interessanti per prendere spunto per lavorare su di voi. Ok, quindi non è che è sbagliata una cosa o che è più figo essere morbidi, insomma, no? Ognuno di noi ha da lavorare qualcosa, nessuno è perfetto, se no non stavamo qui, stavamo in altre dimensioni, ecco. Ecco, vedi, un orso bruno, ma non era aggressivo, era dolce e tranquillo, ecco, però l'orso bruno è tanta roba, no? Quindi probabilmente dici, vabbè, mi metto là con calma, problema dopo problema, però inconsciamente lo sento che sono un po', diciamo, affaticata. Ok. Poi che altro c'era? Dopo l'orso, dopo l'animale, siamo andati avanti e abbiamo visto la casa. Allora, la casa, c'è una persona con cui l'ho fatto a studio che aveva visto una capanna. Allora, la casa rappresenta le nostre ambizioni. Quindi, se avete visto una casa sontuosa, una casa grande, siete persone dalle grandi ambizioni. Ovviamente poi questo va tutto interpretato a come voi lo sentite, no? Se avete visto, anche mentre parlo, la prima cosa che vi viene in mente, appuntatevela, che sono indicazioni importanti per voi. Se avete visto una casa piccolina, comunque siete persone che tendono a contentarsi di poco, che non hanno grandi ambizioni. Se avete visto una casa poco luminosa o più spenta, tendete a nascondervi. Se avete visto un'entrata, un portone, una luce, siete persone che comunque hanno voglia di essere riconosciuti e visti. Quando entrate c'è la sala da pranzo, poi c'è un'altra volta, vi farò quello su tutta la casa, che ogni stanza ha un significato inconscio particolare, ma la sala da pranzo è quello che trovate sopra la tavola. Se avete trovato una tavola imbandita con fiori, frutta, formaggi, con piena di persone, siete comunque felici mentre andate verso le vostre ambizioni, siete contenti, la vostra strada è piena di luce, di successo e volete fare, avete fiducia in voi stessi. Se invece avete visto una tavola scarna, una luce poco forte e non c'è nessuno a casa, è possibile che abbiate paura di tirare fuori le vostre ambizioni, non siate ancora coscienti della vostra luce, dei vostri talenti e delle vostre qualità e avete semplicemente bisogno di cominciare a scoprirla. In questo caso, per esempio, quando si costruiscono poi individualmente sulla persona le visualizzazioni da passive attive, faccio sforzare la persona a visualizzare una festa dentro la casa e piano piano questo cambia la sensazione che abbiamo riguardo a quell'argomento a livello inconscio, ovviamente. E poi siamo usciti dal retro, poi vi leggo, poi siamo usciti dal retro e abbiamo visto il giardino della casa con un recipiente. Il recipiente ci lega alla persona che abbiamo visto inizialmente. Il materiale è il legame con quella persona. Quindi se è d'acciaio è un legame forte, se è di cristallo è un legame che si può rompere. Se è di plastica è un po' finto, ok? Poco autentico. Se abbiamo portato il recipiente con noi, abbiamo bisogno di quella persona per continuare il nostro cammino spirituale. Se l'abbiamo lasciata là, gli vogliamo bene, va tutto bene, ma vogliamo andare da sole. Quando invece arriviamo al corso d'acqua, se il corso d'acqua è un corso d'acqua gigante, un mare, un lago, un fiume enorme, siamo molto interessati alla parte sessuale.
un rigagnolo, un ruscelletto, una fontanella, siamo poco interessati alla parte sessuale. Come lo attraversiamo? Se lo attraversiamo tuffandoci, nuotando, immergendoci nell'acqua, il sesso è una parte vitale della nostra vita. E se invece costruiamo un ponte o una barca per attraversarlo cercando di non bagnarci, non siamo poi così, non lo abbiamo così integrato come gioia, come piacere nel nostro quotidiano. Adesso vi leggo un attimo, eh. Sono andati tutti su. Allora, Sara dice io non ho visto la testa della persona. Ok, ma se chiudi gli occhi e passi attraverso la sensazione, riesci a capire chi è? O se guardi le mani di quella persona? Allora, c'è una parte di te che sa esattamente chi è. Morena dice che ho pianto tanto, spero che dopo me lo spieghi su quale punto e se vuoi un aiuto sono qui sia adesso che dopo in privato ovviamente. E Rosa del mio cuore ha detto io ho visto sia la pantera che il cane. Due ne hai visti, Rosa? Allora, e più che la pantera ovviamente sono problemi aggressivi, no? E sei anche tu. Come li affronti. E il cane invece è più docile, quindi bisogna vedere se l'hai corretto o quale è venuto prima come immagine e soprattutto tu davanti alla pantera com'eri. Anto, ho incontrato un defunto, ma come prima persona? Perché poi quando abbassiamo il livello di coscienza e creiamo proprio dei ponti più facili per incontrare le nostre persone di là. Ciao Ile! Allora, Cinzia, sì, la persona più importante l'ho visualizzato con gioia. Vai, Cinzia! Antonella, un leone grande e amichevole. Benissimo, vuol dire che se anche arriva un problema importante, nella tua essenza c'è l'accoglienza. Allora, Sara dice un orso bruno, questo l'abbiamo detto. Rosa è una casa di legno. Ah, una cosa che non ho detto, che se la casa è recintata, siamo persone che hanno bisogno di mettere confini nei nostri spazi. Se la casa è senza recinto, siamo persone più aperte. Ripeto, non c'è giudizio, non è meglio, non è peggio, ognuno è diverso. L'importante è conoscerci per saperci gestire. Allora, Anto dice, ho visto un castello e tutto era abbondanza. Ecco, l'ambizione castello, che nel castello ci sta la regina, ok? Quindi una forte ambizione e ora Cantonella parte. Non so dove, però parte. Allora, Katia dice, io ho visto una casa piccola, amore, con alcune finestre aperte e molta campagna intorno. Perfetto, vuol dire che hai un'ambizione. Ma mica male non avere, io pure non ho tante ambizioni, che hai un'ambizione più diciamo mansueta rispetto a quella del castello, però c'hai le finestre aperte e c'è tutta la campagna intorno senza recinzioni, quindi sei aperta. La brocca di coccio, non mi viene una battuta, è romanaccio, però il coccio non è così tenace, può essere, si può rompere. Quindi la relazione con la persona che hai visto temi che si possa rompere, che non sia d'acciaio, non sia inossidabile. Allora, Antonietta, io nel bosco ho provato calma, serenità, curiosità e ho visto il mio nonno oddio, il mio nonno dalla parte di mio padre, brividi in tutto il corpo, bellissimo, brava. Vedi che arrivano proprio persone che ci aiutano. Io poi questo per farvi fare solo un esercizio non vi ho fatto andare a parlare, la prossima volta facciamo. L'animale che ho visto, un cerbiatto e una volpe, quindi anche tu due, e due, vedete, sempre due diversi, uno mansueto, uno non è. Può darsi pure che sono la varietà dei problemi, no?
La casa che ho visto stile elfica con un tavolo e sopra c'era uno scoiattolo che mangiava una nocciola, carinissimo. Il catino pieno d'acqua, benissimo, l'ho lasciato lì. E di che materiale il catino? Ho visto una cascata, l'ho semplicemente attraversata, bellissimo. Bello. Allora, Cinzia 40, la casa era piccola e sulla tavola c'era una torta, bello, proprio sensazione di casa, di famiglia, no? E un cesto di picnic. Sei probabilmente una persona proprio che ama e le cui ambizioni sono tanto nell'amore e nelle relazioni. Ho immaginato un grande vaso nel giardino e l'ho lasciato lì, brava. Cioè, non è che sei uno che se la porta è sbagliato, però. Ho visto un elefante, Deborah Baschi. Ho visto un elefante enorme e tranquillo. Ah, che bello! L'elefante è un simbolo proprio di bontà, di fortuna, di pace. Il viso non l'ho riconosciuto, ma non era molto umano. Quello dell'inizio, dici? Con gli occhi chiarissimi, ma non spaventoso, anzi, ispirava fiducia. Ok. Dai, perché mi capita spesso. Vabbè, forse questo non lo devo. Che ci sono, diciamo, delle entità benefiche che accolgono spesso quando faccio l'ipnosi a studio, persone che non si conoscono e vedono tutti lo stesso posto, la stessa persona. Quindi spesso queste persone con gli occhi azzurri azzurri allungati che ispirano fiducia sono persone proprio spiriti guida, diciamo. Pina Mangiapane, io come contenitore ho visto un pozzo. Interessante, quindi senza fine. Sarebbe da indagare un pochino di più. Ok, ma qual è stata però la tua sensazione? Io quando lo dico sempre pure quando mi dicono ho sognato questo, ho sognato quell'altro, no? Le immagini, le visualizzazioni, i sogni sono simboli, ma ognuno di noi è diverso perché ha un vissuto e delle credenze diverse, no? Come quando ho parlato di quando faccio le visualizzazioni e l'ipnosi sul sintomo. Sì, è vero che quel sintomo per la medicina di Hammer, per la medicina, la metamedicina, per la medicina cinese ha un certo significato, ma quel certo significato è uno stimolo per capire su cosa noi andiamo in risonanza. Perché se noi alleniamo il nostro intuito, sappiamo qual è il significato di questa cosa. Esatta, capito? Io mi sono l'altro giorno sono caduta dalle scale, mi sono fatta male una caviglia e mi sono fermata e ho capito immediatamente qual era il significato dietro a questa cosa, al di là di quello che c'è scritto sulle caviglie, ok? E la stessa cosa valgono per le immagini e per i sogni. Perché io posso avere una bella esperienza con un leone e immaginarmi di accarezzarlo a bracciata e per me ha un certo tipo di significato. Un'altra persona è stata morsa da un cane e ha un altro tipo di significato se sogna il cane, ok? Quindi bisogna vedere tu che hai sentito quando hai visto il pozzo. Allora, Antonietta Cosentino dice legno come il tavolino, ma non mi ricordo. Ah, il contenitore di legno. Il legno è resistente ma è vivo e comunque respira, ok? Quindi è una relazione resistente ma viva, in trasformazione, si trasforma il legno. Ok, Rosa dice anch'io una cascata, bella. E Rosa, come hai fatto ad andare dall'altra parte? Pina diceva, ah vedi, io per me il pozzo non è una bella sensazione, per lei è una bella sensazione, mi piaceva quel giardino. Perfetto. Allora, Antonella dice con il recipiente davo da bere agli animali. Allora, il recipiente ti lega alla persona che hai visto inizialmente e gli animali sono nel nostro inconscio, rappresentano i problemi che possiamo superare. E quindi,
questa persona in qualche modo ti aiuta a superarli, anche solo inconsciamente. Sara Marchetto, la casa era piccola di montagna, c'era una panca attorno alla tavola, tipo da 6-8 persone. Nella tavola non c'era niente, il contenitore era di vetro con dentro dell'acqua. Il recinto l'ho visto solo nel retro. Bello. Ho visto un bel torrente di montagna e sono passata camminando sui sassi che emergevano. Allora, il significato che ti do è sempre generale perché, come ho ripetuto, è tutto molto soggettivo, quindi tu prendi solo quello che senti che è così, che è risonanza. La casa era piccola e di montagna, vuol dire che hai ambizioni, le tue ambizioni sono adeguate, diciamo, no? C'era una panca attorno alla tavola, tipo da 6-8 persone, quindi aspetti e dentro di te sei aperta all'amicizia, alle relazioni, ma nella tavola non c'era niente, quindi in questo momento questo tipo di relazioni, anche a livello di talenti, di ambizioni, in ogni ambito, le ambizioni non sono solo lavorative, stanno passando un momento di ristagno, di fermezza, un po' di malinconia. Il contenitore era di vetro, il contenitore è ciò che ci lega, definisce la relazione con la prima persona che abbiamo visto. Il vetro è abbastanza fragile, però è trasparente. E il recinto l'ho visto solo nel retro. Il retro è sempre la nostra parte più inconscia, interiore, no? Quindi probabilmente sei aperta nelle cose da fare, nel sociale, ma nei tuoi sentimenti più intimi sei più pudica. Metti più confini, insomma, che sempre non è negativo. Allora, aspetta che va su, persona che non c'era niente, un bel torrente di montagna, sono passata, un bel torrente di montagna, ok, però non grandissimo, e sono passata camminando sui sassi che emergevano, ok, quindi non ti sei immersa nell'acqua, quindi diciamo che quel confine che dicevo prima nella tua intimità lo metti anche un po' nelle relazioni sessuali, diciamo che è come nei fiori di Bach si dice una water violet, no? Che sono quelle persone che sembrano distanti, ma che in realtà no, sono persone ultra sensibili che proprio per la loro bellezza, per la loro fragilità, tendono un pochino a difendersi, aspettano a tuffarsi, a lasciarsi andare. Però sono aperti e curiosi nel mondo, con i loro passi uno dopo l'altro. Rosa, sei immersa! Il tavolo era di legno con dei bicchieri, ma sul tavolo c'era qualcosa, Rosa, la frutta, c'era l'acqua nei bicchieri oppure c'era l'acqua a tavola. Fatto che ti sei immersa vuol dire che c'hai una certa libertà e un certo piacere comunque nella parte della sessualità. Ok, io vi ho letto tutte, spero di non avervi saltato e passerei. Oddio, sbrighiamoci! Passerei alla seconda meditazione. Così vi saluto con questa. Se voi siete d'accordo o volete continuare a parlare di questa, aspetto feedback. Sì, è tutto giusto quello che hai descritto, molto vero, grazie infinite, ma grazie a te, Saretta. Grazie, grazie, grazie. Poi ecco, non vi conosco, sento la vostra energia e so che sei molto carina, insomma, quindi grazie di averci condiviso, perché poi la condivisione aiuta sempre tutti. Quindi grazie infinite a te. Allora, io direi che la facciamo l'altra meditazione. Magari vi scendete a letto e vi lascio così. Buona. Altra meditazione, Santa, vorrei partecipare anch'io. Ok,
Allora facciamo subito l'altra meditazione, così anche lei che è entrata. Allora Rosaria, facciamo questa che è quella che io dico attiva, nel senso che ovviamente per questioni di diretta ve le dirò io cosa dovete immaginare, ma lascerò dei spazi in modo che voi mettiate quello che volete. Questa è attiva perché noi andiamo a creare, non aspettiamo che la prima immagine ci arrivi per andare a capire qualcosa di noi stessi. Quindi la visualizzazione attiva va a trasformare qualcosa, a immettere un nostro sensazione, emozione, immaginazione nel mondo che vi assicuro veramente, ripetuta nel tempo, va a cambiare il mondo. Allora, sì, allora, occhi chiusi, vi dovete rilassare velocissimamente. Tanto siete già rilassati, dai. Con sto caldo uno come fa a essere pure teso? Questa ve l'ho scritta io, quindi, ma è molto semplice. Allora, tornate sempre a fare i nostri 5 respiri profondi che ci vanno proprio subito a dare il comando di mollare la presa, rilassarci completamente, di sciogliere ogni tensione. Questa, se è possibile, la fate seduti. Se siete stanchi e accaldati, va bene pure se la fate sdraiati. E se vi addormentate mentre la fate o quando la finiamo, va benissimo. Quindi non c'è nulla che dovete controllare. Non c'è nulla che dovete fare. Dovete solo aprire il cuore e immaginare e farvi emozionare. Quindi respirate e rilassatevi sempre più profondamente e visualizzate una luce all'interno del vostro cuore, una luce che irradia dal vostro cuore splendore e calore. Sentitela fisicamente questa luce. Sentitela crescere, sentite il vostro cuore straboccare di amore. Sentitela espandersi e irradiare verso l'esterno. E ora sentite che questa luce riempie tutta la vostra stanza. Dal vostro cuore si espande in tutta la vostra stanza. E poi la lasciate espandere in tutto il vostro appartamento, in tutta la vostra casa. E tutto diventa color oro, colore di questa luce meravigliosa che parte dal vostro cuore. Poi questa luce meravigliosa si riversa su ogni persona che è accanto a voi nella vostra casa. E poi in tutto il palazzo, in tutte le persone del palazzo, se siete in un palazzo. E poi sempre dal vostro cuore questa luce dorata si espande in tutta la vostra città. E poi ancora in tutta la vostra nazione. Tutto il vostro continente.
E poi visualizzate l'intero mondo irradiato da questa luce meravigliosa di amore e di guarigione. E immaginate questa luce che fluisce attraverso di voi e dal vostro cuore irradia tutto il mondo. Ora visualizzate tutto il mondo avvolto in questa luce dorata e immaginate i fiumi, i mari, i ruscelli, i laghi che diventano nitidi, trasparenti, brillanti, pieni di pesci. Immaginate che tutto l'inquinamento si dissolva come una nuvola che sparisce nel cielo blu. Immaginate che gli animali vivono felici, liberi, in completa comunione con la terra e con l'uomo. Immaginate l'erba, i prati, i boschi, le campagne. Tutto vive rigogliosamente nell'abbondanza, nella vita e nel cuore pulsante della terra. E immaginate che questa luce meravigliosa che passa attraverso di voi riempia ogni singola persona sulla terra e vada a lenire il dolore con un abbraccio di amore e di consolazione alla mamma che soffre per il figlio e va a guarire e a dare conforto agli ammalati. E va a nutrire tutte le persone che ancora soffrono per la mancanza dei beni materiali. E va a dissolvere i conflitti e le incomprensioni tra i popoli. E immaginate che questa luce meravigliosa sia un abbraccio per le persone che sono sole, che soffrono di solitudine. Immaginate che arrivi a guarire i cuori delle persone che soffrono per la mancanza dei propri cari e per amore. Date consolazione, amore e compassione a tutto il mondo affinché il mondo vibri nella condivisione, nella fratellanza, nell'unione, nell'amore e nella più alta felicità. E ora mandate questa luce ad una persona in particolare per voi cara o ad una situazione che vi sta a cuore. E ora lasciate andare la bolla, riempite tutto
tutto di rosa, sia la persona che avete visto, la situazione, sia tutto il mondo che avete creato. Mettete tutta questa visualizzazione in una bolla rosa. Rosa è il colore associato al chakra del cuore. E circondate tutto quello che abbiamo visto con la vibrazione di questo colore. E ora che vi avete dato tutto quello che potevate, la vostra energia, le vostre emozioni, il vostro amore, lasciate espirando andare la bolla con tutta la terra dentro, con tutto ciò che avete visto e creato, con tutto ciò che avete immaginato. E immaginate che fluttui liberamente nell'universo. E osservate come la bolla vola libera nell'universo, attraendo e raccogliendo energia perché si avveri il suo contenuto. E che sia così, e ancora meglio, secondo il divin volere. E piano piano tornate nelle vostre stanze, nei vostri corpi e quando volete aprite gli occhi. Ditemi solo al volo come state, che abbiamo finito. Siete tutti sopravvissuti? Ecco, se questo lo facessi, questo è quello che volete voi, immaginate voi, lo facessimo tutti, tutti insieme, tutti i giorni, sicuramente il mondo comincerebbe ad andare meglio. Sicuramente voi uscireste da casa e vedete le persone, gli animali, tutto in modo diverso e vi comportereste in modo diverso. Grazie a te Cinzia, mi sono emozionata anche io. Allora, ragazzi, lascio spazio a Giorgio e vi saluto, vi abbraccio forte forte, io faccio una piccola pausa per riprendermi un attimo e adesso vi leggo, se avete bisogno di me rispondo su Messenger. E vi abbraccio fortissimo e anche se volete approfondire qualcosa scrivetemelo qua sotto su Messenger e a settembre ricominciamo belli belli carichi e riposati e più freschi sicuramente. Mi mancherete, vi abbraccio tantissimo, forte 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 e buonanotte a tutti e buona diretta con Giorgio.